In Grecia, terzo giorno di sciopero di tutti i mezzi di informazione contro la chiusura dell'azienda radiotelevisiva pubblica ERT. Due dei tre partiti di governo fanno pressione sul premier Antonis Samaras perché trovi una soluzione diversa. Intanto in Parlamento il leader della sinistra radicale, Alexis Tsipras, lancia una durissima accusa contro il ministro delle Finanze, Yannis Sournaras. Lei ha deciso e ordinato di mettere a tacere la televisione di Stato, oscurando anche la democrazia e la libertà di parola. Una cosa del genere avviene solo in due occasioni, ministro: quando un paese subisce un'invasione straniera o quando crolla la democrazia. Altrettanto virulenta la replica del ministro, che nel frattempo ha chiesto alla magistratura un'indagine sulla mala gestione dell'azienda. La TV sta andando alla revisione, ne uscirà ripulita, riparata e senza scandali. Lei il 18 maggio disse che c'era un canale di un governo dittatoriale, un canale di propaganda per il piano di salvataggio. Penso che oggi lei pianga lacrime di coccodrillo, signor presidente di Siriza. La questione, che si inserisce nell'ampia serie di privatizzazioni previste in Grecia, continua ad infiammare il mondo politico e il paese. La decisione di chiudere la ERT ha causato il contrasto più acceso nella coalizione di governo in quasi un anno di vita. Se i leader dei tre partiti nell'incontro di lunedì prossimo non raggiungeranno un accordo sul futuro dell'emittenza pubblica, secondo molti osservatori politici, in Grecia aumenterà enormemente la probabilità di elezioni anticipate.